Un buongiorno agli ascoltatori da Fabio Sebastiani in studio per il nuovo appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono i titoli del nostro giornale radio. L'8 luglio 2016 segna il secondo anniversario dell'inizio dell'offensiva militare israeliana che in 50 giorni causò morte e distruzione su scala inaudita nella striscia di Gaza, il report di Amnesty International. Il mercato dell'avorio si incrementa sempre di più, ora sono cinesi e vietnamiti a tenere le fila del contrabbando. Razzismo, il grido di dolore di Carlo Petrini di Slow Food e Don Ciotti di Libera, non basta commuoversi, occorre muoversi. Sono più di 500.000 le firme per il referendum sulla scuola depositate dal comitato per il referendum di cui fa parte la CGIL. Continua lo stallo nel nostro paese nel percorso di decommissioning delle scorie nucleari che prevede lo smaltimento degli impianti e lo stoccaggio dei rifiuti. Il Consiglio di amministrazione di RCS valuta non congruo il secondo corrispettivo dell'OPS di Cairo, il amministratore delegato di Cairo Communication. Bene, apriamo il nostro giornale con le notizie dall'estero. In un nuovo documento diffuso in occasione della ricorrenza, il secondo anno dell'invasione della striscia di Gaza da parte di Israele, Amnesty International ha chiesto perché nessuna effettiva indagine penale sia stata aperta e perché non siano stati ancora accertati i responsabili delle atrocità a fronte dei crimini di guerra commessi da entrambi i lati. Durante i 50 giorni degli attacchi, le forze israeliane hanno provocato un gran numero di morti e distruzioni nella striscia di Gaza, uccidendo circa 1.500 palestinesi, dei quali più di 500 erano bambini, ha detto Philip Luther, direttore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International. Le uniche responsabilità penali emerse dalle indagini militari israeliane sono risultate a carico di 3 soldati per reati minori come saccheggio e ostruzione alle indagini. Invece crimini più gravi, alcuni dei quali probabilmente crimini di guerra, sono rimasti impuniti. Sono i trafficanti cinesi e vietnamiti a tenere le fila del contrabbando di avorio africano. Il dato è emerso da uno studio pubblicato nei giorni scorsi e preparato per la Convenzione sul commercio internazionale e le specie a rischio CITES. Alla base della ricerca realizzata da Traffic, una rete specializzata nelle inchieste sui reati ambientali, ci sono i dati sui sequestri di zanne di elefante e di rinoceronte effettuate a sud del Sahara tra il 2011 e il 2014. A conferma di un generale aggravarsi del fenomeno, alimentato dalla domanda dei mercati asiatici in questo arco di tempo, le confische sono state circa il doppio rispetto al periodo compreso tra il 1998 e il 2006. Secondo lo studio, uno dei paesi più vulnerabili alle reti criminali asiatiche è il Mozambico, dove raramente i contrabbandieri rischiano il carcere. Difficile la situazione anche più a nord, dalla Tanzania fino all'Etiopia. Nel paese del Corno d'Africa, nell'87% dei casi, le confische hanno colpito trafficanti cinesi. Sull'immigrazione non basta commuoversi, siamo alle notizie dall'Italia, bisogna muoversi. Il messaggio lanciato da Don Luigi Ciotti e Carlo Petrini dal palco di Piazza Duomo all'Aquila ieri in occasione dell'inaugurazione del Festival della Partecipazione promosso da NextionAid, Cittadinanza Attiva e Slow Food Italia insieme al Comune dell'Aquila. L'omicidio di Emmanuel, ha detto Don Ciotti, è il segno di un deserto culturale diffuso, di una crescente negazione della dignità delle persone nel nostro paese. C'è una violenza che cova nei linguaggi, un naufragio delle coscienze. Non basta condannare la violenza, occorre bonificare le paludi dell'indifferenza e dell'egoismo che rendono possibile tutto questo. Secondo Don Ciotti serve una grande rivoluzione culturale per affrontare un tema come quello dell'emigrazione. Quanto accaduto ci pone domande ed interrogativi su quello che sta succedendo in Europa e che sta calpestando le sue radici. Anche Carlo Petrini, presidente di Slow Food, la cultura è fondamentale per affrontare il tema delle migrazioni. L'esodo importante cui assistiamo, ha detto, è destinato ad aumentare. Per questo il nostro popolo deve ricordare, avere memoria di quanto è accaduto in passato, quando erano i nostri nonni a partire. 500.000
515.000 firme per 4 referendum le hanno depositate ieri mattina in Cassazione i rappresentanti del Comitato Referendario Scuola Pubblica, tantissime associazioni e sindacati, tra cui la FLC-CGL, il sindacato di categoria della CGL della scuola. Si tratta, dicono gli organizzatori, di un primo traguardo verso un obiettivo ambizioso, quello di cancellare alcuni degli aspetti più negativi della legge 107, cosiddetta sulla buona scuola. Una serie di norme che stanno tentando di ridisegnare il nostro sistema di istruzione, rendendolo, a giudizio dei promotori dei quesiti, meno democratico e più diseguale, anche leggendolo in relazione ai continui disinvestimenti nel settore, come denuncia anche un soggetto insospettabile come la Corte dei Conti. La Corte nei giorni scorsi ha stigmatizzato che i tagli sono avvenuti sia sul piano del personale della scuola, ovvero del lavoro vivo, che sul piano dei redditi, presidi, insegnanti, docenti, personale tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici hanno subito una riduzione significativa dai governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. Basti pensare che ad esempio per il personale ATA si sono persi circa 20.000 occupati, ma anche sul piano del reddito la spesa generale è scesa del 16,2%, passando da 33 miliardi e mezzo a 28 miliardi. Continua lo stallo nella decommissioning nucleare, cioè la sistemazione delle scorie nucleari in luoghi sicuri e centrali. Nella vicenda gioca un ruolo da protagonista naturalmente la Sogin, con l'ennesimo rinvio della nomina del nuovo amministratore delegato, anche nei giorni scorsi quindi fumata nera sul nodo di chi deve dirigere tutta questa operazione, e quindi il rinvio della nomina del nuovo amministratore, come denuncia il responsabile energia di Green Italia, Francesco Ferranti, da 9 mesi sta bloccando l'attività di decommissioning delle scorie nucleari in Italia, che viene lasciata nell'incertezza e subisce rallentamenti intollerabili, con grave responsabilità del governo che attraverso il Ministero dell'Economia controlla il 100% della Sogin. Il management, che ha fatto capo a Riccardo Casale alla guida negli ultimi anni alla Sogin, ha fallito gli obiettivi del piano industriale, sebbene ritoccati al ribasso del 40%, mentre sullo sfondo, continua Green Italia, resta la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi in stand-by da più di un anno. L'assemblea di Sogin si riunirà nuovamente il 19 luglio e sarebbe quanto mai opportuno, continua Green Italia, che il governo mettesse fine al tira e molla seguito alle dimissioni annunciate e ritirate dall'amministratore delegato Casale. E siamo all'ultima notizia, che riguarda la vicenda RCS, Corriere della Sera. C'è stato un rifiuto da parte del CDA di RCS della seconda offerta di OPS di Cairo Communication. Un esperto indipendente consultato da RCS per valutare il secondo corrispettivo incrementato ha identificato un intervallo di congruità compreso tra 0,19 e 0,23. Anche gli amministratori indipendenti hanno valutato, seppur migliorativo, non congruo il nuovo corrispettivo proposto da Cairo con un concambio a 0,17. Il CDA, si legge nella nota, ha però preso atto positivamente che Cairo ha rinunciato alla condizione MAC e al punto della condizione finanziaria, eliminando sotto tali profili un elemento di incertezza in merito all'efficacia dell'offerta pubblica di acquisto. Quindi vedremo come andrà a finire già nei prossimi giorni, perché il concorrente Andrea Bonomi sembra a questo punto più favorito nella corsa alla proprietà di RCS. Bene, è tutto per il momento, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. Il notiziario di Radio Rete Edicole. Mean that you're near me, 'cause I can breathe. Breathe you, light you, star. I'd give you everything, I'd take you anywhere you'd ever want to go. Just tell me what it takes to make you mine. 'Cause all this time I've
love is you. The wall my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. Flood all around me, I'm drifting through a whole new life, where all I want is to have you, and you're my reason why. I'd give you everything, I'd take you anywhere you'd ever want to go. Just tell me what it takes to make you mine. Though all my past keeps on fading, say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. All this time I've been waiting my life to feel. Baby, your love is real. Though all my past keeps on fading, say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. Waiting my life to feel. Baby, your love is real. The wall my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. All this time I've been waiting. Waiting my life to feel. Baby, your love is real. The wall my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. Bene, apriamo ancora i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Dopo il GR, tra pochi minuti andrà in onda la rassegna stampa. Uno sguardo alle prime pagine dei giornali oggi in edicola. Noi però prima vi facciamo sapere di che cosa parleremo oggi. Una piccola scheda, in realtà molto piccola ma sostanziosa. Alle 11 avremo l'appuntamento con Giuseppe Marchica. Si parlerà di Kat Price, di quello che sta accadendo nel caso del Resto del Carlino della Nazione, con Livorno e alcune province delle Marche un po' sotto i riflettori. La segreteria del Sinagi ha mandato una lettera appunto nei giorni scorsi, quindi ne parleremo con Marchica, dopo aver ospitato ai nostri microfoni sia Sandro Guercio, che è il segretario del Sinagi di Ancona, sia
Casini, Raniero Casini, il segretario del Sinagi di Firenze. Quindi continueremo a parlare di questo tema, anzi abbiamo parlato di questo tema per tutta la settimana, quindi è giusto che la chiusura sia dedicata a questa emergenza. Un punto importante e qualificante, un punto molto dibattuto, una questione che fa indignare molto gli edicolanti. Su questo naturalmente i nostri microfoni sono sempre aperti e insieme, quindi da dopo la rassegna stampa, vedremo